Voci.fm, il sito delle voci. Erika Necci, Sara Labidi, eccoci qua. Che voci siete? A chi date la vostra voce? Inizia tu. Inizio io? Sì. Forse il personaggio che più conosciuto è Arya Stark del Trono di Spade. Niente meno. Poi, non so, Debbie nella serie Shameless e insomma altri film come Cambio di gioco, Immagina che, La bicicletta verde e molti altri, insomma adesso non vi elenco, non vi annoio. E tu invece? Allora, diciamo che forse adesso in questo momento sto facendo la serie che torna dopo tanti anni che si chiama Dynasty. No, poi sono Jane di Jane the Virgin e poi quando ero più piccola ho fatto la fabbrica di cioccolato di Tim Burton dove ero Violetta Beauregard, Harry Potter dove ero Ginny Weasley e tanto altro. Che cosa vi piace del doppiaggio? Che non si può far altro che mettere tutta l'emozione che uno può provare nella propria vita, quindi è un lavoro che ti permette di emozionarti ogni giorno anche se c'è qualcuno che mi distrae, non è che sono io così, Prego, prego, adesso hai fatto il Salve. Dai, prego, ci aggiungiamo, buonasera. Buonasera Davide Lepore, buonasera. Buonasera Lepore. Facciamo Pen Zero, abbiamo fatto. Abbiamo fatto, è vero, ho fatto una serie con lei, quindi adesso la sto facendo con lei. Sì. Sempre Disney, Furiki Wills, presto arriverà, sono molto brave. Ma di chi sei la voce? Io, di nessuno. Cioè la nemmeno sua, di Davide Lepore. Neanche mia, voce. No, sono doppiato. Lui non ha voce. Sono la voce di Milhouse, dei Simpson, di Chris dei Griffin, di Linda dei Bob's Burger e di tante altre cose. Però continuate con loro, che sono più belle e più brave. No. Va bene anche te. Vabbè, ti ribecco dopo. Allora, siete giovanissima, avete cominciato prestissimo. Sì, io ho 20 anni e sì, ho iniziato che avevo 7 anni più o meno. Sì, eravamo giovanissime, penso anche tu Erika. Io me la ricordo minuscola lei. Mamma e io mia. Sono ancora giovane, quindi insomma la differenza. Io ho 27 anni e ho iniziato quando ne avevo 7, quindi 6-7. Quindi insomma siete comunque delle veterane. Un consiglio ai nostri ascoltatori, a chi vedrà la vostra video intervista su voci.fm? Beh, sicuramente il consiglio è prepararsi molto, perché non è facile entrare nel mondo del doppiaggio, ma non perché è un mondo chiuso come si dice, ma perché serve tanta esperienza e l'esperienza si fa con l'esperienza, quindi più si arriva preparati e più possibilità c'è di fare un percorso nel tempo. E sicuramente vabbè, continuare a seguire il doppiaggio ovviamente. Un saluto a voci.fm. Ciao, ciao a tutti da Sara Labidi e Erika Iaconecci, auguri. Auguri. Chi lavora con la voce è su voci.fm. Scarica l'app di voci.fm gratis su App Store e Google Play.